Questo sarà un bilancio importantissimo per la città metropolitana, perché faremo investimenti. La città metropolitana, approfittando anche di una congiuntura favorevole, di una serie di accordi istituzionali che hanno un'importanza storica, dove riusciremo finalmente ad utilizzare l'avanzo di amministrazione che oggi è libero e che quindi da qui a qualche mese consentirà a tanti sindaci di presentare degli investimenti e dei progetti finanziabili, noi con l'approvazione del bilancio andremo a fare nuovi investimenti che riguarderanno ovviamente la vivibilità, riguarderanno le strade, le scuole, l'ambiente soprattutto, quindi le funzioni tipiche, ma anche lo sviluppo sociale ed economico dei nostri territori. È un traguardo importante che è stato raggiunto dal Consiglio Metropolitano oggi. Perché? Perché così come già è stato detto in Consiglio, non siamo una maggioranza, perché siamo molto diversi da tanti punti di vista. Siamo degli amministratori che in maniera responsabile stanno amministrando nell'interesse unicamente dei propri territori.